Pulizia della stampante. Prima operazione fondamentale, togliere il nastro ribbon. Quindi richiudere la stampante, dopodiché aspettare che sul display appaia la scritta check ribbon oppure cleaning, tenere premuto il pulsante qualche secondo. A questo punto clamp printer. Viene richiesta una pulizia standard, chiede di inserire frontalmente la tessera lunga. Il kit di pulizia fornisce due tessere, una lunga e una corta. Si inserisce, la stampante porta dentro la tessera e comincia il suo ciclo di pulizia frontale. La fase dopo, una volta finita questa operazione, richiederà di inserire una seconda card lunga più corta sul lato posteriore della stampante. Questo ciclo dura circa un minuto e venti, un minuto e mezzo. A questo punto sul display appare Insert Cleaning Card Feeder. Si solleva il coperchio posteriore, si prende l'apposita carta, si inserisce fino a che non si porta in fondo. Dopodiché la stampante richiede di chiudere il coperchio. E la pulizia ha inizio. Questo è tutto. Rimuove la tessera, chiudere la stampante. A questo punto, cleaning down, si può inserire nuovamente il nastro e a questo punto è possibile stampare. Nel caso si dovessero incastrare delle tessere, sappiate che è possibile sollevare questo elemento tenendo premuto qui una levetta, vedete c'è una levetta, si vede appena, la tirate verso di voi, il coperchio si solleva e quindi potete operare tranquillamente sul roller della tessera, togliendo la tessera. Non forzate mai perché è plastica. Questo è tutto.